iniziano questi video qui. Prima non avevo minimamente tempo perché sono stato un pochino a zonzo. Quello che vi mostro stasera è un unboxing, ovvero un nuovo confezionato articolo che qui apro per voi e vi spiego quindi il contenuto. Come avete sicuramente capito, si tratta di un coltello della Topps. È il War Bowie disegnato e concepito da un certo Jeff Prather per conto Topps. Ok, io mi sono andato a documentare. Jeff Prather era. Intanto vi mostro la confezione del coltello. Jeff Prather è, scusate, è un sergente operativo della settima della Special Forces, addirittura agente speciale della DEA, della DIA, Intelligence Officer, e addirittura una specie di trainer di arti marziali, mi pare che si chiama Bunjinkan, arti marziali, non so in Italia cosa possa essere, comunque una forma di arti marziali a contatto ravvicinato, per contatto ravvicinato. Ha fondato anche una sorta di scuola, Warrior School, una sorta di scuola combattenti, training tattico, un'accademia specializzata in preparazione appunto di agenti speciali, militari e task force, insomma operatori overseas in tutto il mondo, quindi un signore insomma su questo campo, almeno penso che sia qualcuno che abbia qualcosa da dire. E lui ha disegnato questo coltello che risponde completamente alle sue esigenze in carattere operativo, che ha avuto in carattere operativo negli ultimi 5 anni di lavoro in tutto il mondo. Infatti si chiama Prather War Bowie, dedicato a lui. Bowie perché rappresenta la classica forma Bowie e ha alcune accortezze che rendono particolare per il combattimento. Quindi la forma del Bowie o Bowie è ancora attuale, è ancora valida. Ok, vediamo un po' un altro esemplare Tops, quindi apriamolo. Usiamo questa piccola pinzetta Leatherman. Arriva, quasi tutti i coltelli della Topps arrivano in queste condizioni qua, con un sacchetto chiuso per entrambe le estremità, non è sottovuoto, ha l'etichetta con il codice a barre, con il suo nome del coltello. E all'interno dovrebbe esserci già di silice, si intravede subito il certificato di autenticità, il fischietto della Topps e un cordino. Vabbè, apriamo una parte all'altra, è lo stesso. Ecco, basta tanto così, è una plastica molto molto spessa. Ecco fatto. Possibilità di congiunture, eccolo qui. E dentro, come dicevamo prima, troviamo il fischietto della Tops, il certificato di autenticità, eccolo qui. Vediamo se, ecco fatto, certificato di autenticità con le caratteristiche più o meno del coltello, un acciaio 1095 con un trattamento superficiale gun coat e poi specificato che è necessario ovviamente un liquido protettivo, un grasso, qualsiasi sostanza consigliata dalla casa per poter mantenere in ottimo stato la lama asciutta e al massimo quindi oleata e non di rimuovere la manicatura assolutamente, anche se è presente tutte le brugole per poterlo fare. Per non invalidare la garanzia e noi non lo vogliamo fare. Non mi soffermo più di tanto sul buona, discreta fattura dello sheet del fodero della Topps che rappresenta con attacco molly. Eccolo qui, lo vedete bene chiaramente. Abbastanza pratico. Eccolo qua in tutta la sua lunghezza. Attacco a fibbia per il pantalone. È una tasca abbastanza capiente, con un elastico per poter limitare la sua escursione. Comunque, diciamo, pregi e difetti se ne sono detti tutti i colori.
Secondo me è un fodero abbastanza economico, anche per i materiali. Io sono ancora fermamente convinto che i più bei foderi di tattici di questo tipo qua li ho visti solo nelle case come la nostra italiana, onestamente, Moletta, quindi Alion Steel, e Fox. Questi sono, diciamo, di secondo livello. Aprendolo con un filo d'olio, si è subito di fronte la classica forma Bowie, estremamente affilata, con qualche piccola variante. Vediamo i più di voi se sono informati su questo tipo di coltello qui. Forse sicuramente avete ben capito. Il clip point di solito che si vedono nel coltello Bowie è questo, in misura sicuramente minore, cioè l'ultima parte. In questo caso ha una forma molto molto più pronunciata, il falso filo è molto più lungo. Questo vuol dire che è stato ristretto il corpo di un Bowie, solo di queste piccole dimensioni qua, è stato allungato il clip point per tutta la sua lunghezza del coltello, dimostrando quindi una favolosa capacità di taglio, come potete ben vedere, e soprattutto di altissima penetrazione. Immaginate che questo magari potrebbe essere considerato un secondo filo e immaginate che tipo di penetrazione avete, assoluta, perfetta. Il coltello è una filatura tradizionale, affilatura a mano come Tops tradizione vuole, ed è fatta discretamente bene, sì, sicuramente sì. È praticamente quasi a rasoio. Facciamo un piccolo test, questo test riusciamo a farcelo. Sì, assolutamente, è a rasoio. Funziona egregiamente. La manicatura è la versione Rocky Mountain, che vuol dire una specie di texture del, se non sbaglio, micarta, che risulta dà degli ottimi risultati per quanto riguarda il grip. Le caratteristiche di questo coltello, almeno quanto Jeff Brother voleva a tutti i costi potresti avere, è un coltello facile intuitivo d'utilizzo, guardatelo attentamente, facile l'impugnatura sia nella normale impugnatura, così come la vedete, sia nel reverse grip, con l'uso dei guanti. Con l'uso dei guanti. Francamente lo trovo un coltello molto molto bello. E, sì, sicuramente secondo me strizza un po' l'occhio sul tipo di coltello orientale, però la fusione dei due stili rende qualcosa di assolutamente originale, un po' diverso dal solito. E sì, signori, poi ricordiamoci, questo è stato un coltello voluto da un operatore delle forze speciali, quindi una persona che non solo ha lavorato e prestato servizio, ma addirittura è un trainer, quindi sicuramente sa quello che vuole, e questo risultato, a prescindere dalle pubblicità che sicuramente Jeff Brother ha fatto alla Tops, lui ne parla assolutamente bene. Eccolo qua, qui vedete il simbolo della Tops. USA made in USA. Il trattamento superficiale che si vedono in tutti i coltelli Tops è praticamente una garanzia. È molto simile a quello che si trova in alcuni coltelli Survival Knife della Schrade, però la shade, la pallinatura, la sabbiatura che ha avuto era sabbiatura, adesso non ne sono ben sicuro, ma sicuramente questo tipo di trattamento superficiale scimmiotta, quello della shade scimmiotta quello della Tops, e con l'uso soprattutto su, diciamo, alimenti o sostanze comunque che un po' delicate dal punto di vista sanitario, può lasciare a desiderare, perché possono lasciare qualche perdita. Nel caso del Tops, io l'ho usato un altro modello che non è più mio,
piccoli compiti in cucina, e vi assicuro che non lascia nessun tipo di residuo. Poi, se questi coltelli li mettete via con un olio di vasellina enologica e quindi adatta all'utilizzo alimentare, non c'è nessun rischio. Se voi lo mettete via con uno svitol o magari, non so, WD-40 o altri tipi di lubrificanti non naturali, acidi o diciamo non adatti all'uso alimentare, io ve lo sconsiglio leggermente perché possono essere pericolosi e quindi tossici. La vasellina enologica, ma se volete ve la tiro fuori in un altro video, così ve lo mostro e ve la posso anche procurare. Si trova tranquillamente verso il Brico, secondo me si possono trovare, ma se avete difficoltà ve la posso spedire a pochissimo prezzo. Questo coltello è nuovo, è stato commissionato da un amico. Mi ha permesso di aprirglielo per lui e di mostrarvelo. Non lo trovo inutile anche aprirlo completamente, però già che ci sono, la texture della mia carta è veramente molto molto bella, con i due liner spaziatori interni rossi, presumibilmente G10. Adesso vedremo un po' le specifiche. Vediamo un po'. Il peso, che questa bilancia è stata verificata, il peso di questo coltello è di 420 grammi. Non male, assolutamente non male. 420 grammi. La lunghezza, beh, già che ci sono, parliamo di spessore. Lo spessore di questa lama è 6,7 mm di spessore, 6,98 mm. 5,33 e 4,18, una media di 4,8 circa, non male. 7 pollici la lunghezza della lama, quindi è un bel oggetto, un bello lungo, e vi do le dimensioni del complessivo. Dimensioni complessive sono di 31 centimetri, 31 centimetri e di sola lama 19, tagliente 18, 18 centimetri di tagliente, non male, assolutamente non male. Lama molto bella e questo incavo all'interno dell'impugnatura permette uno stop notevole anche con l'uso dei guanti. Jimping superiore, un ottimo controllo della punta anche per lavori di fino, veramente un bellissimo oggetto. Io spero che il suo nuovo proprietario sia contento perché io lo invidio molto, 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 molto bello. Con questo è tutto, signori, e alla prossima dal Prather Warbovie. E buon anno nuovo. Con questo è tutto, da me è il Prather Warbowie della Tops. Alla prossima.